Siamo qui con il presidente votato all'unanimità, Gianfranco Gallucci. Allora, una grandissima soddisfazione, credo, per lei. Sì, oggi diciamo per me è stata una grossissima soddisfazione. Noi finalmente abbiamo fatto un congresso con la partecipazione di tutte le associazioni che aderiscono alla WISP. Questo è un motivo di grossissimo orgoglio da parte mia e di tutto il gruppo dirigente e provinciale della WISP. Quindi io sono molto orgoglioso di continuare a fare il presidente di questa associazione. Così come si è detto, noi abbiamo in mente di sviluppare ancora altri progetti, altre iniziative che sicuramente ci faranno crescere, diciamo, nella provincia di Lecce. E poi abbiamo avuto la grande attenzione di tutte le istituzioni presenti, diciamo, dalla regione, la provincia, il comune. Diciamo, i sindaci che collaborano nella provincia e amministrazioni. Quindi, diciamo, su questo siamo molto, ma molto contenti di quello che può essere il loro sviluppo e il lavoro che porterà avanti la WISP. Presidente, ecco, lei ha detto bene, c'è stata la forte presenza della politica, ma quanto in questo momento di crisi la politica deve stare vicino allo sport? È un momento particolare. Io credo che la politica con la P maiuscola, diciamo, sia molto importante. Per quanto riguarda lo sport, così come hanno detto alcuni autorevoli candidati, diciamo, che sicuramente siederanno in Parlamento, loro vorranno essere vicini. Però posso dire anche con estrema chiarezza, il sindaco della città, la Loredana Capone, diciamo, e sono sempre Andrea Caroppo, Buccolino, sono sempre stati davanti alle esigenze del mondo dello sport ed in particolare della WISP, diciamo, questa grande associazione. Io oggi voglio gratificare, diciamo, e voglio mettere in risalto, diciamo, quello che è la nostra situazione, anche se poniamo sempre il problema di fare condiviso, diciamo, tutto quello che possano essere le attività e le proposte dello sport. La vedo sofferente, Presidente. Sì, Ma sofferente. soddisfatto però. Il congresso di Lecce è sicuramente di alto livello, sia per la qualità degli interventi dei soci, sia anche per interlocutori politici, istituzionali che ci sono stati. Devo dire che questo è l'ultimo congresso di tutti quanti quelli territoriali che ho fatto e quindi dopo tanti congressi sicuramente tiriamo un sospiro di sollievo. Abbiamo tutti delegati, adesso l'ultima sfida è quella del congresso regionale. Io ho avuto anche piacere che tutti hanno riconosciuto la qualità della politica regionale fatta da questo comitato e spero che si possa andare in continuazione con quello che noi abbiamo fatto finora, insomma, dando molta attenzione all'attività, molta. Noi attualmente siamo in campo con almeno 18 leghe di disciplina, ma la cosa importante è che siamo riusciti a portare a livello nazionale, ad avere a livello nazionale un vicepresidente dell'equitazione e due componenti della vela. In tutte quelle discipline ritenute minori, noi siamo all'apice. La WISP Puglia in questo momento in Italia in che posizione la metterebbe? La collocherebbe lei? Come WISP siamo all'ottavo posto, tenendo presente la storia della WISP che parla di sport popolare, quindi nata a Bologna fondamentalmente in tutte quelle regioni chiamate, no, regioni rosse, quindi ha una sua ben collocazione essendo nata, diciamo, come ramificazione dell'Internazionale Socialista per lo Sport. Però arrivare a ottima posizione, l'ottava mi sembra di buon livello e sicuramente prima in tutte le regioni meridionali, insomma, quindi ci siamo difesi bene.